Buongiorno, mi chiamo Pier Giorgio Marcelli e sono un docente di italiano e latino al Caetani ormai da molti anni. Qui il latino è insegnato nel liceo delle scienze umane e nel liceo linguistico, non nel liceo delle scienze sociali. Nel liceo linguistico, l'insegnamento della lingua latina, purtroppo non è più finalizzato alla lettura dei classici. Lo studio della lingua latina lì serve solo ad approfondire i meccanismi morfosintattici e il patrimonio lessicale della lingua italiana. Anche a confronto con le altre lingue moderne correntemente studiate. Nel liceo delle scienze umane, oltre a questo fondamentale obiettivo del potenziamento della lingua italiana, si aggiunge anche quello di poter leggere con maggiore disinvoltura, correttezza e velocità, i testi classici degli autori studiati nella letteratura latina nel triennio, che costituiscono un insostituibile patrimonio culturale strettamente interconnesso con le altre discipline insegnate, come la letteratura italiana, la letteratura inglese, la storia, la filosofia, la pedagogia. Ora mi è stato chiesto di illustrare brevemente il metodo Orberg attualmente in uso nel liceo delle scienze umane e nel liceo linguistico. 7 anni fa, con il quasi unanime consenso dei miei colleghi e del preside allora in carica nel liceo, presentai al collegio docenti, che lo approvò, il progetto di cominciare a insegnare già dall'anno successivo alle prime classi e poi via via a tutte le altre, il latino con questo metodo didattico. Da allora, ormai tale metodo si è esteso in tutto il quinquennio del liceo delle scienze umane e nel biennio del linguistico. La scelta di questa sperimentazione è nata da un'oggettiva constatazione, cioè che la maggior parte degli studenti dei licei italiani, in particolare del liceo delle scienze umane, indipendentemente dall'esperienza, dalla bravura dei propri docenti, ecco, gli studenti ormai da vari anni, salvo rare eccezioni, non erano più in grado nel triennio di leggere con disinvoltura e di comprendere profondamente i testi degli autori studiati, se non ricorrendo alle traduzioni in italiano, a imponenti apparati di note, eccetera. Ora, le motivazioni sono varie. Da un lato, gli studenti arrivano al liceo con maggiori carenze nei prerequisiti di base della lingua italiana. Dall'altro, c'è una maggiore disaffezione allo studio delle lingue classiche, anche perché insegnate con un metodo che riduce tutto l'apprendimento della lingua latina all'apprendimento della sua grammatica. E quindi ricorre come surrogato, trascurando l'assimilazione del lessico, appunto a un uso continuo del dizionario. Tale metodo, nel quale noi ci siamo formati come studenti prima e come docenti poi, considera il latino soltanto come uno strumento per allenare la logica deduttiva dei ragazzi, non diversamente dalle discipline matematiche, trascurando però che si tratta di una lingua e come tale. Il latino non è riducibile a un teorema di geometria. Ogni lingua, infatti, per essere appresa ha bisogno anche di una consistente conoscenza di vocaboli, di espressioni idiomatiche. Si tratta, insomma, di coniugare grammatica, apprendimento lessicale, sviluppo di tutte le abilità nell'uso di una lingua. Insomma, usus et doctrina, si direbbe in latino. Bisogna procedere come si fa con tutte le altre lingue moderne. No? Come si fa in latino, come si fa in inglese, in francese, in spagnolo. L'obiezione potrebbe essere che però per il latino non ci sarebbe bisogno di ascoltarlo, parlarlo e anche di scriverlo, perché in realtà si tratta di una lingua che non viene usata correntemente. La realtà che abbiamo constatato, però, è appunto che l'approccio esclusivamente grammaticale è lentissimo, è troppo teorico, non permette quindi una lettura agevole e disinvolta dei testi in lingua, se non dopo anni di duro lavoro e con una certa fatica dovuta proprio alle carenze lessicali di questo metodo. Per di più, il liceo delle scienze umane è un monte ore di latino inferiore a quello del liceo classico, e questo naturalmente in questo senso è svantaggiato rispetto al liceo classico con il metodo consueto. Ma il fattore determinante che ci ha indotto a questa scelta è stata la recente riforma dei licei, che ha ulteriormente ridotto le ore di latino, producendo una situazione veramente insostenibile.
Prima, infatti, nel liceo delle scienze umane le ore di latino erano 3 a settimana per tutto il quinquennio. Ora, invece, nel triennio, quando proprio lo studio della lingua va ad aggiungersi a quello della letteratura, inspiegabilmente si riducono a 2 ore a settimana. Mentre nel liceo linguistico il latino si riduce a 2 sole ore al biennio e viene addirittura eliminato nel triennio. In tali condizioni, continuare a insegnare la lingua latina con un metodo esclusivamente teorico è un'operazione destinata ancor più di prima ad un sicuro fallimento, sia per quanto riguarda i risultati, sia per quanto riguarda la motivazione degli studenti. Tant'è vero che nelle indicazioni ministeriali scritte a corredo della riforma si consiglia, guarda caso, espressamente l'uso del metodo Orban. A questo punto, poi, si è aggiunta una constatazione, che quello che viene comunemente chiamato come metodo tradizionale, come se fosse stato adoperato da sempre, in realtà è stato usato da poco più di un secolo soltanto, mentre invece prima si procedeva all'insegnamento del latino con efficacissimi approcci globali del tutto simili al metodo Orban, messi a punto dai grandi umanisti del Rinascimento. Grazie a questo metodo si sono formati grandi latinisti nel passato, come per citare i nomi più famosi, ad esempio, non so, Leopardi, Pascoli, Carducci, Tommaseo. La sostituzione del metodo antico degli umanisti con quello che ora è chiamato tradizionale è in realtà avvenuta, malgrado le proteste di vari studiosi e latinisti del tempo, in omaggio al razionalismo tedesco della formale Bildung, che verso la fine dell'Ottocento ormai imperversava nel clima del positivismo dominante, ma ormai, constatando gli effetti negativi di questa impostazione razionalistica, il fatto che la scuola e i tempi sono ormai cambiati rispetto alla fine dell'Ottocento, molti licei a Roma e provincia, con le nostre stesse motivazioni, si stanno orientando ad insegnare il latino con un metodo più naturale, più efficace e di più antica tradizione. Per raggiungere tale obiettivo, io e i miei colleghi abbiamo dovuto intraprendere un aggiornamento professionale interessante e anche arricchente, che abbiamo fatto anche con l'aiuto e il supporto dell'Accademia Internazionale Vivarium Novum, che ha sede a Frascati e che da circa 20 anni si occupa di promuovere il metodo Orberg e più in generale la diffusione della cultura classica nel mondo. Chi è interessato naturalmente può raccogliere ulteriori informazioni anche dal sito dell'Accademia, alla quale noi facciamo costante riferimento, sia per quanto riguarda i materiali, i suggerimenti vari, ma anche per i corsi di aggiornamento stessi. Ora, necessarie per l'applicazione di tale metodologia didattica sono nel biennio e all'inizio del triennio innanzitutto i 2 testi in adozione, cioè Famiglia Romana e Latine Disco, che, come si fa anche per l'insegnamento delle lingue moderne, presentano grammatica, lessico e civiltà latina secondo un approccio graduale, tramite la narrazione delle vicende di una famiglia romana tipo del secondo secolo d.C. A partire dal terzo anno, dopo aver completato lo studio della morfosintassi e dopo aver appreso i vocaboli presentati in Famiglia Romana, scelti con criteri, ci tengo a dirlo, di progressione didattica, e tra questi quelli più, come dire, statisticamente frequenti, si procede poi con lo studio dei più importanti autori della letteratura latina e dei loro testi più significativi, anche con l'ausilio di Roma Eterna, che è un testo che intende proseguire Famiglia Romana narrando i principali eventi della storia di Roma repubblicana mediante un'opportuna selezione antologica di testi d'autore opportunamente scelti. Nel biennio, in ogni lezione, dopo la verifica del lavoro precedentemente svolto, si passa ad argomenti nuovi, partendo sempre dalla lettura del testo, dal quale ricavare in modo induttivo regole e nessi morfosintattici, per poi esercitarli a caldo, con esempi dal vivo e con esercizi applicativi di rinforzo. I testi, inizialmente di immediata comprensione, anche per chi non ha mai studiato latino, aumentano via via di ricchezza e complessità. La lettura del testo mira prima di tutto alla sua comprensione diretta, non soltanto alla sua traduzione. Il lavoro da eseguire a casa è un lavoro di consolidamento delle competenze, non deve mai essere eccessivamente lungo e gravoso, perché la maggior parte dell'apprendimento deve avvenire
prevalentemente in classe con l'insegnante. I ragazzi devono interagire continuamente con il docente, il più possibile in latino, per sviluppare fluidità e scorrevolezza nell'uso della lingua. A tale scopo si cerca di curare con attenzione e rigore l'assimilazione del lessico. Occorre spiegare parole, concetti, nessi, sempre mediante sinonimi, contrari, perifrasi che utilizzino comunque il lessico presentato fino a quel momento. Se ciò non fosse possibile, è utile ricorrere ai realia, oppure a disegni, a mimi e soltanto in ultima istanza all'uso dell'italiano. Frequenti devono essere anche riferimenti alle lingue moderne, naturalmente. Inoltre, si è ritenuto utile anche far recitare ai ragazzi scenette in latino tratte dai testi in adozione. Si possono fare anche giochi a squadre per sollecitare l'attenzione e la partecipazione degli alunni. La lezione, infatti, deve essere il più possibile varia e non deve ripetere sempre gli stessi schemi per evitare il calo d'attenzione. Bisogna esigere che sia riletto e approfondito a casa il capitolo già letto in classe, ma anche il relativo capitoletto esplicativo che si trova nella sezione rossa di Latina Disco, che è finalizzato a spiegare in italiano le cose importanti da ricordare capitolo per capitolo, per essere sicuri che sia stato tutto completamente compreso in quanto appreso già in classe, no? L'approccio induttivo del metodo Orberg, partendo dall'uso della lingua viva, da una gradualità nella presentazione della sintassi latina e da un uso esclusivo del lessico selezionato ad hoc, rende indispensabile nel biennio seguire la presentazione delle regole morfosintattiche secondo la successione offerta dai testi adottati. Comunque, nel testo in adozione è presente anche una grammatica che espone in modo sistematico le regole presentate gradualmente nel corso del macrotesto narrativo di Famiglia Romana. Si tratta di una grammatica concentrata sugli elementi veramente importanti della lingua, sfrondata di tutti quanti quei minuziosi dettagli spesso inutili che appesantiscono le vecchie grammatiche. Ci tengo comunque a precisare che l'apprendimento della grammatica è condotto in modo non meno rigoroso e puntuale. Anzi, semmai il raggio d'apprendimento si amplia con l'approfondimento del settore lessicale. Pertanto, nel metodo Natura, le verifiche sono finalizzate ad accertare conoscenze e competenze non solo in ambito grammaticale, ma anche in campo lessicale, conferendo pari dignità ad entrambi questi aspetti. A tale scopo sono state approvate e sperimentate apposite griglie di valutazione. I testi delle verifiche sono costituiti solo dal lessico già conosciuto, adoperato e assimilato dagli allievi, quindi non viene utilizzato il dizionario. Proprio per evitare che venga disatteso l'apprendimento dei vocaboli da parte dei ragazzi. I test possono essere misti di varie tipologie di esercizio. La traduzione, infatti, non deve essere considerata come l'unica tipologia di verifica, ma come un obiettivo alto da perseguire insieme ad altre strategie di verifica, come per esempio il completamento di frasi precostituite ad hoc, questionari in latino di comprensione di brani letti, naturalmente con risposta in latino, sintesi scritta in latino di brani dati in lettura, completamento di brani letti parzialmente in latino, e così via. Bene. A conclusione, posso dire che in questi anni di esperienza diretta ho visto, rispetto agli anni precedenti, aumentare l'attenzione in classe da parte degli alunni, costretti ad una maggiore concentrazione proprio dalla necessità di comprendere ciò che il docente sta dicendo in latino, ma poi anche da una modalità di apprendimento più varia e meno astratta. Inoltre, abbiamo constatato che un approccio linguistico meno razionalistico e meno deduttivo ha contribuito ad avvicinare il latino anche agli studenti con maggiori difficoltà d'apprendimento. Bene, io spero di essere stato chiaro ed esauriente, e vi ringrazio per la cortese attenzione e auguro a tutti una buona giornata. Arrivederci.